Buongiorno a tutti e benvenuti. Prima di presentarvi il progetto del tutorial di oggi, perché sarà un tutorial su un ciondolo, e voglio augurarvi a chi guarda il video una bellissima Pasqua e volevo farlo perché mi fa piacere. Dirlo oltre i vari social anche qui. E adesso vi presento il ciondolo in questione, è questo, e il nome è semplicemente Perla. Mi piaceva così, visto che ho messo questi ciondoli a forma di perla. Non sono vere, sono in resina, però molto 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 belle. E allora ho deciso così di chiamarlo semplicemente Perla. Come vedete, questo è il retro, è una lavorazione che alla fine, come vedete, molto rigido, veramente molto compatto. Spero tanto che piace anche a voi. Questo è il ciondolo e ho realizzato anche dei orecchini in abbinamento, che però ho solo uno, uno perché mi mancavano due arcos color bianco e non ci sono riuscita a realizzare l'altro, però ve lo faccio comunque vedere come viene. Vedete così. Non sono pesanti, anche perché questa perla in resina è veramente leggerissima. E adesso vi farò vedere di cosa c'è bisogno. Prima di tutto sono queste, che sono delle perle, e sono quelle con due buchi. Chiamano acqua AB matted, sono da 5 mm e hanno due buchi. Poi delle Arcos, questa è una colorazione, sì, The Matte Gold Rose, no, un misto, vedete, hanno più sfumature. Poi delle Crescent, e questa volta utilizzo questo, è un rosso matte, veramente veramente bello. Poi due colorazioni di 11.0, possono essere sia da Miyuki che dalla Toho. Poi sì, come ciondolo io utilizzo queste, ma potete mettere quello che piace a voi, qualche goccia oppure qualche perla, quello che volete. E delle perle da 6 mm, che io da qui ho scelto questa colorazione, che è un verde molto pallido, molto bello. Mettiamo qui dei cipollotti da 8, non da 8, da 10x8 o 8x10, la stessa cosa. 4 pezzi ci vogliono per il ciondolo. Mettiamo qui dei cipollotti da 2 mm e un rivoli da 14 mm. Invece per gli orecchini c'è bisogno da 10 mm. I orecchini li farò tra qualche giorno. E anche delle 15.0, che non ho la bustina qui, vediamo dove l'ho messa. Non, eccola, ecco qua, 15.0. Questi sono color oro. Filo, ho un filo da fineline da 0,18 mm e iniziamo. Allora, per inizio bisogna
prendere la perla da 5 e due arcos in questa posizione. E poi la stessa cosa, un'altra perla da 5 e sempre due arcos in questa posizione finché lo si fa, finché si arriva a un numero di 4 perline. Così, finché arrivate a utilizzare 4 perline chiuse a cerchio. Io l'ho fatto in precedenza, vedete così. Adesso dobbiamo ingabbiare il rivoli. Vi faccio vedere come l'ho fatto io. Allora, per farlo prima bisogna uscire dalla perla da 5. Vedete, sono nel foro che si collega con le arcos. E adesso prendo 9, 11, 0 e mi collego sempre con la prossima perla, sempre nel foro basso. In questo modo. E lo si fa per tutto il giro. Dopodiché bisogna uscire dalla quinta, 11.0. Ci vediamo dopo. E adesso, come vedete qui, bisogna uscire dalla quinta, 11.0. E tra tutte queste quinte, 11.0 di ogni archetto, le uniamo con altre 3, 11.0. E vado a unirmi con la quinta. E lasciate tutto largo, così poi metteremo il rivoli dentro e si stringe dopo. 3, altre 3. E con questa è finito il giro. Si prende il rivoli, lo mettiamo con la faccia in giù e bisogna tirare bene il filo. Come vedete sta ben fisso, veramente fisso, fisso, fisso. Andiamo un po'. Adesso usciamo dalla seconda delle tre tirate sempre bene e prendo un'altra 11 e mi collego con sempre con la seconda 11 delle tre. La seconda importante tirare bene e come vedete in questo modo il rivoli proprio è ingabbiato bene, non si muove. Vedete? Così. Adesso da qui andiamo su tutte queste 11.0 così.
entrano nella Arcos. Nel foro basso però bisogna entrare nel foro basso e uscire dalla seconda Arcos. Ecco, adesso come sempre mi succede che non riesco. Allora, uscite dalla seconda Arcos, ci vediamo dopo. Ed eccomi, ci ho messo un bel po' per riuscire, anche perché quando si stringe bene il filo poi non c'è tanto passaggio. Adesso vedete, usciti dall'Arcos, bisogna salire nel secondo foro dalla perla. E con questo secondo foro dalla perla ci uniamo con il secondo foro dall'Arcos. Prendiamo una 11, entriamo nel secondo foro dall'Arcos, così, un'altra 11 e ci colleghiamo con l'altra Arcos. Bisogna uscire dall'Arcos, un'altra 11, ci colleghiamo con la pera. Con la pera, con la perla, oggi è tutto così. Ecco, così, un'altra 11 con l'Arcos e così via per tutto il giro e ci vediamo dopo. E adesso, finito il giro, bisogna uscire da questa 11 che si trova tra le Arcos. E adesso prendiamo 2. Dove 11.0 ci colleghiamo con il foro alto dell'Arcos in questo modo e adesso tra una Arcos e l'altra dobbiamo inserire le crescent in questo modo. Così, una crescent, una 11, una crescent e ci colleghiamo con l'altra Arcos. E devono stare in questa posizione. Così. Adesso 2 11 0, come avete notato, ho del colore rosso. Mi collego con la 11. Altre 2 11, mi collego con l'Arcos. E adesso inserisco le crescent ed è così per tutto il giro. Tra le crescent, come vedete, ho inserito però una 11 dell'altro colore. E così ci vediamo alla fine del giro. A dopo. E adesso, finito il giro, bisogna uscire da queste due 11. Prendiamo altre 3 11 dello stesso colore, ci colleghiamo con il foro alto dalla crescent, il secondo, così, tra una crescent e l'altra dobbiamo inserire la perla da 6. Tirate sempre bene, alte 3 11 0, ci colleghiamo con questo gruppo ma entriamo solamente in prima, entriamo e usciamo, prendiamo una 15, un cipollotto, una 15 e ci colleghiamo con la ultima 11. E adesso da capo prendiamo 3 la perla
e altri tre, e così via. Si ripete il tutto per tutto il giro. Entrate nella prima e uscite. Una 15, in cipollotto una 15. E ci vediamo una volta finito il giro. Vedete? Così. Ci vediamo dopo. Ed ecco come si presenta. Adesso, dopo che avete inserito l'ultimo cipollotto, bisogna entrare anche nella crescent, poi nella perla. Nuovamente dalla crescent e bisogna uscire dalla prima 11. Adesso prendiamo una 11, il cipollotto da 10 e una 11 e ci colleghiamo con la ultima 11. La stessa cosa, bisogna entrare tutte quante, tirate bene. Nuovamente si esce dalla prima 11 e un'altra, si inserisce l'altro cipollotto, sempre con una 11 prima e dopo, che si collega con l'ultima 11. E bisogna tirare bene e ripassare anche un'altra volta. Ci vediamo dopo. Ed ecco come si presenta una volta finito il giro. Mi piace molto come viene, anche come colori. E adesso, finito il giro, bisogna uscire da questo cipollotto. E tra cipollotto e perla dobbiamo inserire 3 11 0. Adesso con questo giro si stabilizza ancora di più e state attenti che queste 3 11 vengono inserite, vedete, sotto alla crescent, non sopra, proprio sotto, così. Altre 3 si collega con il cipollotto e sempre attenzione che viene sotto. Guardate come è fisso adesso. Altre 3 ci si collega con la perla. Poi potete ripassare un'altra volta se volete, se vedete che però non c'è bisogno, è veramente molto rigido adesso. Ho più spalletto, che ho preso solo 2. Così, sempre sotto la crescent. E tirare bene. Vedete quanto è proprio rigido, rigido, non si muove. Ci vediamo una volta finito il giro. Ed eccomi, ho finito. Mi piace veramente tanto. E adesso cosa vi voglio dire? Io, come vedete, anche questo ho realizzato il gancetto per la catenina sopra la perla da 6, perché mi piace di più questa forma che si vede quadrata, no? Invece che è così, che diventa rombo. E lo faccio uguale
anche per questo. Qui sopra sono uscita dalla crescent e farò il gancetto per il ciondolo. E qui invece per inserire le gocce sono uscita dal cipollotto da 10, sia qui che da quest'altra parte. Invece per questo in mezzo sono uscita dalle crescent per, se voi volete mettere sempre 3, mi piace di più con 3 che non con 1, è più, mi piace di più, niente. E allora io metterò le gocce e ci vediamo una volta finito, a dopo. Ed eccolo finito. Come vedete, per il gancetto per la catenina ho preferito realizzarlo così, come con una fascetta, vedete, in questo modo, perché voglio mettere una catenina magari del in feltro o qualcos'altro, o in pelle, ecco, oppure non lo so, vedrò. E comunque questo è ciondolo perla. Questo è il retro, questo è il davanti, l'ho finito, mi piace molto come è venuto. Quest'altra invece è la prima versione, mi piacciono entrambe. E se anche a voi piace, prendete i vostri colori preferiti e realizzatelo. E niente, questo è tutto, grazie a tutti, ci vediamo presto, ciao!